Quello che io credo è, non ho mai pensato che sia una contrapposizione fra scuola statale e scuola paritaria, perché entrambe fanno parte del sistema nazionale di istruzione, ma è un po' come nella sanità. Dopo aver pagato le tasse, posso scegliere di essere curato fra un sistema sanitario, un ospedale pubblico a gestione statale e pubblico a gestione privata, accreditato. Perché non, se posso scegliere dove essere curato, non posso scegliere dove essere educato? Questa assurda violazione della garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori sta compromettendo il pluralismo, uccidendo e facendo perire quelle scuole paritarie serie. Qualcuno a volte obietta, ma la scuola paritaria è la scuola dei ricchi per i ricchi. Noi dobbiamo riuscire a rispondere a questa domanda: perché il povero non può scegliere dove educare il proprio figlio? Qui non è un problema del ricco, perché il ricco ha sempre scelto, sceglie e sceglierà sempre dove poter educare il figlio: in una scuola statale, in una scuola paritaria, in una scuola paritaria che ha 20.000 euro di retta. Ribadisco, qui parliamo di scuole paritarie che hanno una retta sotto i 5.000 euro. Oggi noi siamo in una scuola dell'infanzia che ha una retta di 2.300 euro all'anno e risponde ad un bisogno sociale del territorio. Il comune, se dovesse acquisire questa scuola, dovrebbe spendere ben 10.000 euro all'anno per l'educazione di un bambino, perché questi sono costi certificati e dimostrati oramai. E chi le paga? Le paga le tasse dei cittadini. Quindi quello che io mi chiedo è anche perché i cittadini non imparano a chieder conto di come vengono spese le loro tasse.